In questo video tutorial vedremo come predisporre il disegno in SketchUp prima dell'esportazione in Kerchitea. Dopo aver installato il plugin, le icone di Kerchitea si trovano sotto View Toolbars alla voce SU2 Kerchitea. Facciamo un esempio molto semplice: disegniamo un parallelepipedo e predisponiamo le due cose che sono importanti prima di esportare in Kerchitea. Ossia, andiamo a assegnare dei materiali ad alcune facce e andiamo a creare delle scene. Dopodiché cancelleremo la sagoma presente in SketchUp e faremo le due operazioni necessarie prima di arrivare ad esportare il disegno. Ossia, sotto il menu Window, alla voce Model Info, alla voce Statistics, dovrò andare a fare un'operazione di cancella non utilizzati, Purge Unused, che mi permette di alleggerire il file. In questo caso sono stati cancellati i materiali della sagoma presente in scena perché non più appunto utilizzati. E poi dovrò andare ad accertarmi che sotto la voce Unità di misura, l'unità di misura sia in metri, perché sia coerente con l'unità di misura di lavoro di Kerchitea. A questo punto, assicurandomi che non ci sia nessuna selezione attiva nel disegno di SketchUp, vado a cliccare sulla prima icona delle toolbar dell'esportazione e lascio tutti i parametri predisposti di default e clicco su OK. Posso dare un nome al file, salvarlo sul mio computer. E questa finestra mi riassume i parametri e gli oggetti e le impostazioni che ho predisposto in SketchUp. A questo punto mi chiederebbe di aprire direttamente il modello in Kerchitea e clicco su No. Vado ad aprire il programma e lo apro direttamente all'interno del programma. Il file ha un'estensione XML. Quando clicco su OK, vedo appunto il parallelepipedo disegnato in SketchUp. Se clicco sulla V, lo vedo anche con i materiali già assegnati. E nella struttura qui a sinistra d'albero posso vedere che ogni materiale che ho assegnato in SketchUp è diventato un oggetto a sé. In più, le scene che avevo creato in SketchUp sono diventate automaticamente delle telecamere.